Benvenuti anzitutto alla nutrita compagnia del sindaco del Rione Sanità, capeggiata dal regista Mario Martone, che è debuttato ieri, se no in realtà è debuttato qualche giorno fa a Napoli, ma le recite torinesi. Sono cominciate con una serata, posso testimoniare, trionfale, ieri sera qui nella sala del Teatro Gobetti, e adesso siamo qua a parlarne per il ciclo di retroscena organizzato in collaborazione con l'Università di Torino. Abbiamo con noi il professor Antonio Pizzo, oltre che docente di storia del teatro e anche uno studioso dedicato, possiamo dire così, del teatro napoletano, fedele alle sue radici, e quindi darei la parola direttamente a lui e poi a Mario Martone per presentare tutti gli attori della compagnia che sono qua con noi. Grazie Piero, grazie sempre al Teatro Stabile per ospitare questi incontri che sono sempre molto interessanti, anche quando li ho seguiti da pubblico. Grazie per aver rivelato che non sono di Bolzano, alcuni forse non avrebbero pensato, suppongo. E il mio compito è sempre quello di introdurre, nel caso di sollecitare la discussione. In questo caso sono veramente lieto di farlo, perché ci troviamo di fronte a un testo che credo la maggioranza di voi conosce, oltre agli attori evidentemente, ma anche il pubblico. È il testo che voi sapete della maturità eduardiana, particolarmente significativo, al quale lui è affezionato, un testo datato degli anni 60, proprio per alcune battute interne al testo che ci aiutano a datarlo, ma è anche un testo che presenta alcune particolarità del repertorio eduardiano. Allora preferirei segnare solo queste per poi passare il discorso agli attori. Innanzitutto, l'intreccio è un po' diverso rispetto ai grandi testi che tutti quanti conoscono, da Napoli Milionari a Filumena Marturano. Notate che, per esempio, è uno di quei testi in cui la famiglia è importante, ma non sono gli intrighi familiari del protagonista a interessare. In genere, la famiglia eduardiana è quella dove avviene tutto, in genere utilizzata come microcosmo per un macrocosmo che rappresenta, che dovrebbe essere il mondo, e lì vediamo che si ammazzano, si rubano. Pensate a quello che succede in Napoli Milionaria, ma se volete anche la famiglia in Non ti pago, sempre tensioni. Qui invece devo dire che nella famiglia si vogliono tutti abbastanza bene. Certo, forse preferisce i cani piuttosto che la moglie qualche volta, ma no, ma si vogliono tutti bene e funziona d'amore d'accordo. I contrasti nella famiglia questa volta riguardano una famiglia che è veramente più alta, è proprio la società, ed è un testo, è uno dei primi testi molto programmatici in questo senso, e questo segna già una differenza, c'ha una programmaticità sul discorso sociale che in altri testi era più intrisa e nascosta nel dramma o nel melodramma. Qui è molto palese. E questo crea un altro problema che potrebbe sembrare, proprio per la sua programmaticità sociale, uno dei testi che, forse in mani errate, potrebbe risultare datato. È un testo che è fatto in una condizione, per una condizione, per un programma specifico, si riguardava a degli anni, e potrebbe sembrare datato. Bene, questo spettacolo ha una intuizione geniale, suppongo che l'abbiate visto, o forse sarete fra i pochi fortunati che lo vedranno, visto che è tutto esaurito, se mi confermano. Conservatevi caro il biglietto, perché sarete tra i pochi fortunati. Questo spettacolo ha un'intuizione geniale.
senza modificare il testo, perché non lo modificano, piccolissime cose che sostanzialmente non recitando quel testo, loro riescono a farcelo sembrare di oggi, con un'intuizione che apre una porta a una serie infinita ulteriore di soluzioni. Prendi tutti i personaggi e gli levi 30 anni, gli levi 40 anni. Tutti i personaggi, da Barragano, cioè a 70, più di 70 anni, ce n'ha 30 e passa. Gli levi gli anni. Questa operazione, che potrebbe sembrare così forte sul testo, si aderisce al testo in modo incredibile. E poi, di contro, la trasporti verso un mondo che assomiglia al nostro. Questa è un'intuizione che rende lo spettacolo fruibile, rispetta il testo, se la parola ha un senso, e ne evidenzia anche la crudeltà. Personalmente è incredibile vedere che quelle parole che sono scritte negli anni 60, così come vengono dette adesso, funzionano perfettamente. Sembrano, non cambiano il testo, ripeto, e parlano di adesso. E questo va tutto a merito della compagnia e del regista e dello spettacolo. Ed è su questo, in verità, che credo sia il caso di iniziare. Proprio da come è venuta questa idea della trasposizione. Allora, l'idea è di Francesco Di Leva, che ha sognato di poter interpretare Antonio Barragano, che è un personaggio di 75, prevede 75 anni nel testo, interpretarlo lui. Francesco, voi dite, giovane, siamo, diciamo, all'incisa. Senza aspettare 40 anni. E quindi e questa idea, questa intuizione così forte, l'ha proposta a Luca De Filippo, che sulle prime è rimasto così, è stupito, perché insomma, certo, diciamo, sapete bene che Luca è sempre stato molto attento a dare i diritti dei testi del padre e naturalmente sempre attento che in qualche modo ci fosse un rispetto, un rigore, ecco, nei confronti della lettera eduardiana. E quindi, certo, sulle prime questo poteva sembrare strano, ma l'intelligenza di Luca e la grande tenacia e la lucidità di Francesco ha convinto Luca De Filippo. Ecco, quindi lui, questo tengo sempre a dirlo, cioè Luca ha dato i diritti prima che entrasse in scena, ecco, quindi non è che dice no, c'è il Teatro Stabile di Torino, c'è Martone, eccetera, va bene. Invece no, ecco, Luca ha avuto il grande merito di accogliere questa proposta venendo da Francesco e dal Nestor, perché Francesco è uno dei componenti di questo gruppo di San Giovanni a Teduccio, che si chiama Nest, Napoli Teatro Est, e che San Giovanni a Teduccio è una periferia di Napoli, una periferia difficile, dove naturalmente dinamiche di sopraffazione, di malavita, eccetera, sono presenti. Sono quelle zone, diciamo, della cintura di Napoli dove i napoletani del centro non vanno, ecco, come se ci fossero dei muri invisibili, così dire. Forse è arrivata a Torino l'eco delle discussioni sulle due città, la città, come dire, legalitaria e quella criminale, insomma, no? Addirittura si scontrano fazioni di appassionati della serie Gomorra contro i bastardi di Pizzo Falcone, insomma c'è una... in realtà, appunto, quello che succede è che invece, appunto, bisogna guardare le cose sempre nella loro realtà e fuori invece dall'immagine che viene così data dei luoghi, delle situazioni. Dunque San Giovanni a Teduccio è invece un luogo dove succedono cose straordinarie, cioè non c'è soltanto la criminalità. Intanto, appunto, questo gruppo che uno, incontrare questo gruppo per me è una cosa molto bella. Io sono nato con i gruppi, cioè io negli anni 70-80 ho formato dei gruppi, Falso Movimento, Teatro Uniti e così via. Per me è sempre stato, sono nato, diciamo, in un tempo i gruppi, in cui i gruppi erano il sale del teatro.
ancora oggi per tanti versi lo sono naturalmente, però quello era un tempo in cui c'era anche una portata politica, no? del lavorare collettivamente da indipendenti in gruppo, che era, ecco, io ho ritrovato questo spirito, ho ritrovato intanto nel fatto che comunque si tratta di un gruppo di attori bravissimi, quindi questa è la prima cosa, perché sennò altrimenti diciamo il discorso è spostato solo su un piano sociale o di buona volontà o di tutte cose che vanno benissimo, dopodiché però la cosa va interessante e che si faccia del teatro, che si reciti come, con la forza e con la capacità. E questo, e loro hanno preso questo, una palestra abbandonata di una scuola a San Giovanni a Teduccio, l'hanno inizialmente occupata, l'hanno autogestita, l'hanno trasformata in un teatro e via via nel corso di 7 anni hanno fatto di questo teatro un punto di riferimento, insomma, quindi diciamo in tanti artisti sono andati al Nesta a portare proprio il proprio contributo, anche di, quindi da Tony Servillo a Emma Dante, insomma, quindi e appunto questo progetto nasce quindi dal Nest e per il Nest. Naturalmente che cosa c'era? Poi insomma parlerà Francesco, vi dirà. È chiaro che diciamo, la scelta di Francesco non è soltanto la scelta diciamo, di un attore che vuole interpretare un grande personaggio, ma è quello di una persona che conosce profondamente una serie di dinamiche, di realtà, diciamo proprio di, perché se ti trovi a San Giovanni a Teduccio in un certo mondo e così via, tu conosci, sai che cosa, sai che ci sono dei boss, sai che si paga il pizzo, sai che c'è un, che ci sono modi per, come dire, di sopraffazione, no? Per, e quindi chiaramente c'è una conoscenza del testo. Questo è un altro aspetto, diciamo, Francesco Di Leva. Voi l'avete visto nella Carmen, l'avete visto in Morte di Danton, c'è cioè un attore, l'avete visto col gruppo del Nest in Educazione Siberiana e prima ancora nello spettacolo da Gomorra, che non era Nest in quel caso, giusto? No. Però il gruppo erano loro, insomma, che lavoravano, quindi diciamo è un gruppo conosciuto qui a Torino. Quindi naturalmente c'è questo, c'era questo aspetto appunto di, insomma, chiaramente un attore che posso dire, un attore, un mio attore, nel senso che è un attore con cui ho lavorato spesso e che amo moltissimo, che si è formato, con me, è nato in un laboratorio fatto a Ischia, alla Colombagna di Visconti, tanti anni fa, ho visto Claudia Donzelli, vedi, che è un'altra delle attrici che è nata in quel laboratorio. E ecco, quindi c'è questo aspetto diciamo legato all'attore, c'è un aspetto legato alla persona, cioè in qualche modo Francesco è stato anche la persona e tutti loro del Nest con i quali da parte mia compiere un lavoro, andare in profondità, no? Come uno scandaglio in una serie di quando mi è stato proposto di fare la regia, cioè quindi di l'idea mi è sembrata geniale, appunto come diceva Antonio, e ho spinto... Questo è il tuo primo Edoardo. È il primo Edoardo, è il primo Edoardo. Sì, e adesso spiego anche perché appunto questa è stato importante per questo. Quando diciamo me l'ha proposto, insomma, ecco, mi è sembrata l'idea geniale. Mi è sembrata soprattutto un'idea che mi dava la possibilità di affrontare Edoardo, che non avevo mai affrontato. Perché? Perché naturalmente voi tutti conoscete, diciamo, allora tanti in questa sala avranno visto Edoardo De Filippo recitare, vedo qualche capello bianco, quindi immagino che qualcuno che ha visto Edoardo a teatro magari c'è, ma comunque certamente tutti avete visto Edoardo in televisione, avete visto, magari avete visto proprio il sindaco del Rione Sanità, ce ne sono due di edizioni, uno in bianco e nero e uno a colori, sapete che Edoardo ha riprese 2 volte le sue commedie, e quindi cosa significa questo? Che c'è, diciamo, nelle orecchie degli spettatori una musica, che è quella della, diciamo, che Edoardo imprimeva innanzitutto lui come attore e come capocomico, ma a tutta la compagnia, c'è un fraseggio proprio eduardiano, no? che è meraviglioso e che naturalmente costituisce, come dire, c'è il testo che Edoardo scrive come un dramma, come Beckett, come Pinter, come non so, i drammaturghi del suo tempo, ma c'è poi, diciamo, il macrotesto della sua
recitazione che è incollato, per così dire, al testo, e quindi prescindere da questo non è facile. Infatti tutte le messe in scena successive alla morte di Edoardo, che hanno avuto un senso, una forza, eccetera, sono sempre messe in scena di registi, attori, capocomici, che hanno, si sono misurati con tutto il macrotesto. Faccio l'esempio di Tony Servillo, che l'abbiamo fatto pure qua, no? I due guardi di Tony, sabato, domenica e lunedì, e le voci di dentro, e dove Tony naturalmente si misura da attore con quel fraseggio, c'è una... Ecco, per me, io sono un regista, non sono un attore, e quindi per me è chiaro che difficile, insomma, cioè non sarebbe semplicemente un modo mimetico e basta, no? Di avvicinare, e quindi difficile capire come riuscire a trovare un'altra suono, un'altra musica, un altro sound. Quest'idea, passare l'età, innanzitutto spiazzava, perché naturalmente, certo, Francesco non avrebbe certamente recitato il sindaco come ha potuto fare Carlo Giuffrè, come ha fatto recentemente Ero Spagni e così via, no? Cioè lo avrebbe fatto comunque in un altro modo, e già questo per me era, dico, va bene, allora si apre una soglia, no? Si apre qualche cosa. Io poi ho voluto radicalizzare questa intuizione di Francesco, nel senso che, diciamo, nel formare la compagnia, ragionando anche con Giuseppe Miale Di Mauro, che è il regista del Nest, nonché scrittore, sta per uscire un suo romanzo La Frassinelli, cioè questo per dire che si tratta di un gruppo di persone veramente straordinarie. Quindi l'idea è stata quella di radicalizzare, quindi di, benissimo, allora se Francesco sarà Barracano, diventa l'unità di misura di tutti i personaggi, dunque dobbiamo drasticamente abbassare l'età, cioè quindi i figli di Francesco, e quindi allora, oppure il suo antagonista Arturo Santaniello, quindi, cioè, tutti diventano più giovani, e dunque, perché è un testo in cui la questione padre-figlio è centrale, ed ecco che allora si è cominciato a cercare anche tra attori che o non erano proprio ancora attori, o che lo erano da poco in situazioni nuove e così via. Quindi, come vedete, insomma, siamo tra persone che magari di Edoardo e Filippo invece no, ecco, che non conoscono proprio quella musica lì, no? Quindi è chiaro che si andava proprio in un'altra direzione, a creare un altro contesto, un altro mondo, che comunque Edoardo di Filippo ha bisogno di un mondo, diciamo, perché sono testi che sono un mondo, cioè, quindi lui creava il suo mondo col suo fraseggio, con le sue compagnie, e infatti tutti gli attori che sono nati con Edoardo, noi sentiamo, no? Quella musica, ma invece in questo caso si poteva provare non semplicemente a mettere in piedi una compagnia, ma a ricostruire un altro tipo di mondo. Qui abbiamo cominciato il lavoro, e questo lavoro è stato interessantissimo per me, perché mi ha consentito di scoprire Edoardo drammaturgo. Cosa vuol dire? Che questo taglio radicale mi ha fatto vedere il testo fuori da... si è cominciato intanto a vedere quanto tutti i personaggi fossero, si vede sempre che tutti i personaggi sono importanti in Edoardo, sono dei testi magnifici per la capacità di composizione drammaturgica, però se si vede il sindaco del Rione Sanità fatto da Edoardo, l'Edoardo regista capocomico prevale, e in qualche modo gli altri personaggi diventano come sempre bellissimi, però sono, non so come spiegare, c'è una piramide, insomma, ecco. Il punto qui invece era di avere una forte anche orizzontalità, in cui certo la figura di Barracano è chiaramente centrale, ma dove per esempio a me sembrava molto importante che venisse fuori la figura di Arturo Santaniello, oltre al, come antagonista, oltre al coprotagonista Fabio Della Ragione, che è il medico che vive
misteriosamente in casa Barracano, no? Che perché? Perché e vengo alle due città, prima vi dicevo a Napoli si parla di queste due città e al discorso giustissimo di Antonio, cioè un testo in cui non è la famiglia ma è la società intera a diventare il luogo di scontro e allora si vede che c'è chi è Fabio della Ragione? È figlio di un professore universitario dell'Università di Napoli, è un medico laureato, è un professionista che per ragioni misteriose, come potrebbe avvenire in un testo di Pinter, perché non vengono spiegate da Edoardo, si trova a vivere colluso, diciamo, con Antonio Barracano e in qualche modo prigioniero. Prigioniero con sindrome di Stoccolma, ma insomma prigioniero però dentro questa situazione. Dall'altro lato invece Arturo Santaniello è il padre di Rafiluccio Santaniello, siamo padri, figli e quindi abbiamo Salvatore Presutto che è un uaglione che interpreta Rafiluccio e quindi il padre che diciamo è interpretato da Massimiliano Gallo e il è chiaro che questa come dire chi è Santaniello? No, Santaniello è un panettiere, però un panettiere che risale, no? Risale nella scala sociale, che mette su una panetteria con ragazze, con messe, con le cuffie, insomma locali a Napoli, cioè è come se si spostasse nella Napoli borghese, diciamo così, no? E cerca di radicarsi in quella città lì, cerca di radicarsi facendo, come dire, sfoggio della sua tensione legalitaria, quindi si crea un antagonismo molto forte tra, diciamo, l'ignoranza criminale di Barracano e invece appunto la risalita piccolo borghese diciamo di Santaniello. Ed ecco che vediamo quindi tra Fabio della Ragione interpretato da Giovanni Ludeno, è utile che te lo presenti perché Giovanni poi dalle operette morali in avanti, insomma in Carmen pure lui, insomma l'avete nella serata a Colonna, insomma l'avete visto tante volte con me. E, ecco, allora vedete che quindi noi abbiamo, cioè, il mondo di cui parlavo, composto anche proprio antropologicamente, diciamo così, no? Quindi ci sono i ragazzi che di San Giovanni o di Scampia, come nel caso di Ralph P., che appunto vengono a creare, no, questo mondo insieme agli attori del Nest, poi dopo insomma vi presentate tutti quanti, e dall'altro lato appunto attori come Giovanni Ludeno e Massimiliano Gallo che invece interpretano l'altro lato. Ecco che il testo si squaderna in una maniera molto articolata, molto ricca, e che consente di fare uno spettacolo che diventa contemporaneo, ecco, perché improvvisamente il testo è sottratto al suo tempo, al fatto di essere datato, cioè, e diventa immediatamente scontro vivo. Grazie Mario, anzi questo mi dà l'occasione, abbiamo la fortuna di avere tutta la compagnia qua, e allora innanzitutto il mondo di cui parlava Mario, quel mondo drammaturgico che Edoardo costruisce, lo costruisce e loro riescono a non andarci mai contro. Come lui diceva, Edoardo ha il fraseggio, loro riescono a levare il fraseggio eduardiano, ma senza prendere a cazzotti il testo, senza dover dimostrare alcun sentimento di astio verso il testo. Tutti loro, che provengono da esperienze differenti, dicono quelle battute come se fossero assolutamente loro, come se gli appartenessero, senza alcun dubbio. Però, se mi permette, io vorrei iniziare da loro. Perché vedete qua un ensemble che raramente si vede così capace a teatro, mi perdonino quegli altri che non ci ascoltano, raramente si vede così armonico, così funzionale. La scelta della servetta, dell'innamorata che viene tirata fuori dal patetico e diventa una energica, è geniale, è bravissima, poi era favolosa veramente, complimenti. Ma a parte tutti, qua avete
tre attori che si, sono le tre colonne dello spettacolo. Ma la cosa interessante è che loro tre, nel rappresentare i tre personaggi pilastro dello spettacolo, si confrontano ognuno di loro con il testo, con una storia differente, non solo la storia differente dei loro personaggi, ma proprio una storia differente di formazione. Sono tre formazioni differenti, loro rappresentano un pezzo di storia recente, vabbè, per non farmi troppo vecchi, ma rappresentano un pezzo di storia dello spettacolo, cioè hanno delle modalità differenti, casomai loro... voi li conoscerete, alcuni voi li conoscete. Il fatto che tre attori con una storia che rappresentano pezzi di teatro differenti si incontrano e riescano a coordinarsi su un testo senza tradirlo, secondo me denuncia l'onestà e la correttezza dell'operazione. E su questo vi chiederei di intervenire. Il modo in cui la vostra storia personale, il modo in cui voi, la vostra crescita teatrale, ha partecipato e ha arricchito la vostra parte nel testo. Comincerei da Francesco. Buonasera. No, innanzitutto, grazie. Sì, è sempre strano parlare dei propri personaggi in scena, perché almeno per me è difficilissimo. L'unica cosa che mi sento di dire è che a tutta questa idea geniale, a tutta questa, come dire, questo pensiero che è stato fatto a monte dello spettacolo, c'è stato Mario, che è stato altrettanto un regista geniale nel comporre una l'identità del Nest al di fuori del Nest. E mi spiego, quando si è pensato al sindaco del Rione Sanità, si pensava a che cosa doveva restituire il sindaco del Rione Sanità mettendolo in scena, ma non c'era concretamente, come dire, l'idea. Il fatto che Mario sia arrivato con l'idea di portare una parte di San Giovanni a Teduccio, che è fatto da ragazzi, ci sono alcuni di loro che non hanno mai varcato la soglia di un palcoscenico, ci sta Daniele Baselice, che viene da un'esperienza, insomma, da un carcere minorile, dal carcere di Airola, e Mario l'ha voluto all'interno dello spettacolo, così come Mimmo Esposito, così come Ralph, così come Armando, e poi ha abbinato a questi ragazzi attori come Massimiliano Gallo, come Giovanni Ludeno, e poi a queste persone mia figlia Morena, che interpreta mia figlia, e a mia figlia, stella nascente, la stella nascente, non perde un colpo in scena, eh? E a mia figlia Morena poi il Nest e altri attori straordinari come Gennaro Nicola Andrea, Daniela, Viviana, eccetera. Tutti questi mondi creano questo sindaco del Rione Sanità che tu hai visto, che qualcuno ha visto, e credo che in realtà è tutto questo che racconta la nostra San Giovanni a Teduccio. A un certo punto c'è stato qualcuno che ha detto: ma questo spettacolo al di fuori del vostro teatro, al di fuori del vostro quartiere, avrà lo stesso impatto? E tutto sommato sì, perché lo spettacolo siamo noi, che siamo di San Giovanni a Teduccio, cioè c'è quel mondo, lo respiriamo, ma siamo stati capaci, grazie a Mario, a portarlo in scena. Ci sono state alcune prove che qualcuno di noi ha provato ad italianizzare, no? Perché diciamo, siamo a Torino, quindi cerchiamo. E invece Mario dice: non vi dovete preoccupare, dobbiamo regalare alle persone questo mondo, si capirà. E in effetti ieri il risultato era che la gente capiva tutto quello che dicevamo, si divertiva, stava con noi, si divertiva, insomma, non so fino a che punto, ma insomma, si respirava un'area di tensione, c'era un pubblico partecipe. Per quanto riguarda personalmente, un po' egoisticamente, guardare il personaggio del sindaco del Rione Sanità, gli attori hanno aspettato i 75 anni, ho detto meglio che le interpreta adesso, non so. Quindi, come dire, me lo sono tirato a me, l'ho visto che stava lì. Però nasce comunque dall'esperienza di un... cioè io ho affrontato questo personaggio, questa è una cosa che mi porto io dentro, guardando un personaggio rivoluzionario che è stato Mohamed Ali negli anni 60, perché facendo una piccola ricerca, mentre Edoardo scriveva questo testo, Mohamed Ali vinceva l'oro a Roma,
e Che Guevara prendeva possesso, insomma, compieva la rivoluzione a Cuba. I Barbudos scendevano dalle montagne e a Napoli, in quel periodo, in questo periodo storico, si parla di Barbudos come un gruppo criminale che sta avendo la meglio su un quartiere di Napoli. Partendo da tutte queste ricerche, insomma, dico, non è un caso che Eduardo De Filippo scrive di un personaggio rivoluzionario, perché a mio avviso Antonio Barragano è un personaggio rivoluzionario, lo è stato negli anni 60, ma lo è ancora adesso, pensando che un ragazzo di 38 anni che vive in un quartiere del genere vuole mettere a suo modo la pace, adottando la violenza, così come lo faceva Muhammad Ali. Muhammad Ali ha dato dei grandi segnali di pace, ma andava sul ring, era un violento, così come era un uomo simpatico e tenero nella vita. Quindi ho associato questo mio Antonio Barragano a questa figura, ma ovviamente è una cosa che mi porto nel cuore, qualcuno diceva, per questo entri con il cappuccio e fai gli addominali. Non lo so, forse anche sì, me lo portavo. E questo, come dire, questa è stata un po' la costruzione. Io sono un attore che cerca di essere vero, di essere libero in realtà, e grazie sia agli attori in scena, principalmente, come dire, a Mario, che mi ha regalato la possibilità di, come dire, di essere libero, perché un regista come Mario può dare anche tanto timore, cioè avere, stare a confronto con Mario non è proprio, cioè, è semplice quando lo conosci, quando poi per quello che tu che rappresenta, almeno per me, ma lo vedo anche con altri attori, lo è stato in compagnia, è sempre un regista che potrebbe in realtà, no, mettere un come dire, non far, cioè, la sua, non so come dire, difficile, soggezione, la sua, sì, potrebbe mettere soggezione, perché è un pensiero preciso, no? E invece lui mi ha reso libero, e questo, quindi, come dire, lo ringrazio, perché ho potuto essere me stesso, cioè io recito al cinema, recito in teatro, e la cosa più bella che mi capita è quando sono vero, quando mi sento libero. E in questo spettacolo, ecco, io vivo questo spettacolo intensamente dall'inizio alla fine, non so che cosa faccio, lo faccio, sono sempre in azione, lo vivo, mi diverto, ma non mi viene da dire nemmeno che recito con i miei colleghi, sto lì, mi sento a casa, mi sento a San Giovanni a Teduccio, intravedo in quelle azioni, in quei gesti, in quegli atteggiamenti, in quella voce dei personaggi che io ho incontrato nella mia vita, nel mio quartiere. E niente, questo. No, reciti, recita anche bene. C'è un momento del loro spettacolo, il dialogo centrale, il primo incontro fra Barragano e Santaniello, che farò vedere agli studenti, è perfetto, preciso. E lui, sebbene venga da questa scuola di teatro del vero, che prende dalle cose reali, assume dei tratti di intimismo psicologico in quel dialogo commoventi, cioè dei movimenti d'occhi, lui, che sono di per sé uno spettacolo, e ha di fronte lui che solo in quel momento fa pochissimo, ma Massimiliano Gallo entra in scena con la sicurezza di chi ha 100 anni di storia dietro, proprio senza dubbi, non c'ha 100 anni di storia, no, in però verità. Però sono con papà. Ma appunto, figlio di Nunzio Gallo, che appunto sono le mani dentro la storia. E tutto quello lo rappresenta quando entra, una sicurezza che poche volte si vede in un attore in scena. E lui fa una scena muta, quasi muta nel suo incontro, e voi non gli levate gli occhi da dosso. Non gli levate gli occhi da dosso per tutto il tempo. Grazie, buonasera. Sì, vabbè, a proposito del fatto che veniamo da esperienze diverse, chiaramente ognuno di noi ha fatto un cammino preciso di arte, di esperienze, di vita. Io vengo da una famiglia d'arte, mio padre era Nunzio Gallo e mia madre era un'attrice, quindi abbiamo solo fatto questo, con mio fratello una compagnia, quindi sono passato dai localacci a fare cabaret, poi sono passato ai musical, a spettacoli di grande successo, con Gioffrey, con Salem, insomma una serie di cose. Poi ultimamente sono stato protagonista delle ultime produzioni dello Stabile di Napoli, e quindi qui ci sono capitato quasi per caso, per un'intuizione di
Mario e di Francesco che parlavano di questo personaggio, e Mario era convinto che Sant'Agnello dovesse avere la forza di diventare l'altra Napoli, quindi la parte della legalità, la parte giudicante. Poi tra l'altro, per un puro caso, so pure nei Bastardi Pizzo Falcone che era l'altra parte invece di Comune. E quindi ci sono capitato per caso e ci sono invece poi finito con l'entusiasmo di un bambino, perché comunque ho vissuto un'esperienza e ho fatto sicuramente grandi compagnie, però ho vissuto un'esperienza che adesso sembra, diciamo, banale, retorico parlare di umanità quando si parla di lavoro, però lavorare con Mario e con Francesco, avevamo lavorato in una serie TV che era il Clan dei Camorristi, a proposito della buona Napoli, era il Clan dei Camorristi. Però con Giovanni invece avevo fatto un film quest'estate, abbiamo fatto una commedia che deve ancora uscire per il cinema, però è qualcosa di speciale, cioè ho avuto l'onore e il piacere di vivere un'esperienza magica. Ieri anche è successo qualcosa di molto potente, di magico, e c'era un entusiasmo tra il pubblico che, insomma, questa serata te la farà ricordare. Sembrano quegli spettacoli che diventano poi spettacoli di passaggio. È come se adesso ci fosse stato qualcosa di talmente importante che adesso affrontare Edoardo in un modo diverso sarà complicato. Però veramente stare con questi ragazzi per me è un onore, e quindi mi sto godendo questa avventura. Grazie. Di contro, invece, mentre abbiamo l'antagonista, il personaggio del dottore, la letteratura sul testo dice che in verità il personaggio di Barracano è doppio. Dice Barracano è due, cioè non può esistere senza lui, ma non come antagonista, è proprio un suo doppio, una sua altra figura. Cioè se non si vede lui in scena, voi non capite Barracano chi è, cosa fa. E questo dà quindi un ruolo che non è per niente di spalla, è proprio come diceva, da coprotagonista. Ma lui invece arriva con un'altra tradizione, io direi la tradizione del moderno. Vedete subito dei toni più sincopati, movimenti più spezzati, battute che si interrompono, e questo crea un'armonia appunto complessa nel testo. E quindi ti chiederei se dici no, guarda, ma io sono un attore di tradizione, vengo dalla sceneggiata, cosa vuoi? Oppure se è vero, se c'è qualcosa di moderno nel modo in cui tu elabori le battute. No, vengo dalla sceneggiata. C'è qualcosa di moderno. E c'è, cioè, come Glenn Gould che suona Bach. Ok. No, però quando si parlava dello spettacolo e Mario parlava del sound e della cosa, cioè dopo la replica di ieri, dove noi eravamo molto tesi, che lo diciamo, noi avevamo proprio paura ieri, perché comunque lo spettacolo a Napoli è andato bene, è uno spettacolo di Edoardo, il regista è napoletano, gli attori sono napoletani, e poi vai, giocavamo in casa, poi vai a 861 km e dici com'è, e avevamo paura, e alla fine però abbiamo avuto una grande risposta e una grande soddisfazione. Quindi mi riallaccio a quello che diceva Mario, di indagare il testo e indagare il suono del testo e indagare da dove nasceva il testo, dalla tradizione del testo, dai pregiudizi che si hanno sul testo, su Edoardo. E Mario su questo ci ha condotti, è come andare dall'analista quando fa lavori con Mario Martone. Lui non ti, cioè l'analista non ti dice mai quello che devi fare o quello che non devi fare, però delle direzioni, delle dritte te le dà. E quindi è un modo molto... Ma
Tu gli volevi bene a Barracano o no? Ma io penso ci sia, sì. Sì, sì. Tu gli volevi bene? Sì, sì, sì. Secondo me parte da un rapporto... In realtà non lo sa. è quello che... Non potrei iniziare lo spettacolo se non provassi un sentimento d'amore nei confronti di Barracano. Perché è una cosa che poi è una sfida subito. Io dico, è così, e lui dice no, non è così, e lo spettacolo si apre su questa discussione. Diceva Mario, la città è doppia, e quindi io ti dico guarda che qua perdi il tempo, e lui dice no, guarda che qua non si perde il tempo. Perché poi quando dice quella frase bellissima, dove lì io sia come personaggio, ma poi quando la frase è bella, quando lui è bravo e la dice, io non sono manco più il personaggio, ma resto affascinato da quello che dice, quando dice quando si scontra con lui e si chiudono, dice la legge è fatta bene, Saint-Denis, sono gli uomini che si mangiano tra di loro, come dire, l'astuzia si mangia all'ignoranza, io difendo l'ignoranza. Allora là il medico come fa a non amare una persona che dice queste cose? E quindi è dove devo per forza partire da un sentimento di amore per poi arrivare alla fine della storia. E anche Mario ci ha portato sempre su una direzione di sfida, di scontro, di quando a Napoli sono venute fuori delle repliche, tra virgolette, dove il pubblico riusciva a entrare molto nel nostro modo di portare avanti lo spettacolo, con una grazia fuori dal comune di Mario, che arrivava nei camerini e diceva è buona la replica, l'avete fatta bene, però dovete andare dritti, marciare dritti, perché non è questo lo spettacolo che stiamo facendo. E penso che il modo di recitare, appunto, noi abbiamo più esperienza, poi ci sono ragazzi che stanno iniziando adesso, però la cosa che durante queste prove è nata e che è sorprendente è che poi le regole sono semplici per chi ha 30 anni di lavoro e per chi ha un giorno di lavoro, e quindi ieri noi abbiamo giocato tutti allo stesso gioco, e con delle regole precise che Mario piano piano durante le prove ha cercato di farci abitare, e poi è venuto fuori che è un Edoardo che non sembra Edoardo, che non ricorda il suono, oppure lo ricorda però poi non lo ricorda più, e poi ricorda Chekhov, e poi c'è una relazione tra i personaggi che sembra da psicoanalisi, quindi no, infatti, questo è il modo, insomma, di... Tra l'altro lui secondo me riesce anche a dire, come, non so se lo amo o meno, anche se vede, ci ha confessato che ti ama, perché il finale, l'unica cosa che fanno, sì, la fanno sul finale, tagliano prima, tagliano il testo un po' prima. Lui, il suo personaggio nel testo, risolverebbe alla fine, deciderebbe, alla fine decide nel testo Eduardiano di non rispettare le volontà, le ultime volontà di Barracano. Questa volta invece rilancia, finisce rilanciando all'interno, rimandando la palla, come si dice, a Sant'Agnello, ma sospende, quindi lui può essere un po' più sospeso anche come personaggio rispetto alla relazione. Però ne approfitterei, non so che tempo abbiamo, prima di avere qualche domanda, vorrei chiedere a Francesco se ci può presentare la compagnia, perché sono tutti qua e tutti quanti hanno un forte contributo allo spettacolo. Armando De Giulio che fa Unite. Lucien Perreca, bene, ottimo Pietro, se sei d'accordo, mi sembra che abbiamo ancora un quarto d'ora, ed è norma in genere lasciare casomai una domanda.
spazio alle domande. Se ci sono delle domande, altrimenti possiamo. Potete continuare a... Perché questi incontri, lo rammentiamo per la compagnia, sono fatti subito all'inizio della programmazione delle recite. Possono fungere da introduzione, da preparazione. Difficilmente possono commentare a spettacolo visto, perché sono pochissimi quelli che l'hanno visto. Quindi c'è un po' questo condizionamento per cui... cogliamo l'occasione per approfondire, però sono un'opportunità preziosa, perché parlare con gli attori del lavoro degli attori è un modo per entrare dentro davvero a partecipare. Il pubblico non è soltanto lì passivo, ecco, ma interagisce molto più attivamente se ha della consapevolezza. Certo. No, io non volevo chiedere nulla, volevo solo esprimere delle impressioni, se mi è permesso. Prima di tutto il triestino professore che parla napoletano è stupendo, veramente, quindi la ringrazio molto. È stato di una chiarezza e di una, nello stesso tempo di una sintesi meravigliosa. E su Mario Mardone non dico nulla perché io sono molto partigiana. Lo seguo da sempre, mi arrabbio se qualcuno dice qualcosa che non sia perfettamente nel mio sentire. E gli altri attori mi sembrano tutti grandemente motivati, che non è semplice. Io ho sentito parlare spesso gli attori, e scusatemi, ma sono di una retorica, di una lontananza da un'espressione autonoma che a volte fa paura. La terza cosa e ultima che vorrei dirvi è che Torino non è una città che fa tremare. Torino ha un pubblico molto educato, grande all'azione, non educato nel senso informale, ma grazie all'azione dei gruppi sperimentali che ci sono stati anche qui, anche se alcuni clamorosi, altri molto meno, comunque è nata l'animazione teatrale molto tempo fa. Quindi Torino è preparato. E poi Torino è una grande città napoletana. Io stessa sono discendente da un napoletano. Infatti mi chiamo Peluso, che è un cognome molto rispettato. Per cui mi si capisce. E poi è tale tanta la trasmissione, non solo superficiale musicale, ma di passionalità nel napoletano, che il teatro di lingua italiana non ha raggiunto mai. Quindi è il nostro teatro, anche di noi del nord, insomma, non siamo egoisti. Io ringrazio Mia Peluso perché mi dà un assist a favore di Torino per ricordare una cosa bibliografica sulla fortuna di Edoardo. Edoardo fino al 45 come drammaturgo era sconosciuto. Chi ha cominciato a pubblicare il teatro di Edoardo? Il Dramma, la rivista di teatro nazionale pubblicata da Lucio Ridenti qua a Torino, prima di Einaudi. E quindi Filumena Marturano, questi fantasmi, la grande magia, eccetera. Natale in casa Cupiello, prima nel 43, una decina di testi pubblicati sempre a Torino, certo con un po' di preoccupazione sul napoletano. La prima volta questi fantasmi ci affiancano anche la traduzione, Filumena Marturano lo stesso, la traduzione in italiano. A parte questo, Torino si può considerare la piattaforma che ha lanciato la fortuna di Edoardo, drammaturgo, oltre che di attore, come era già acquisito. E oggi possiamo annunciarlo, stiamo lavorando con la Fondazione De Filippo, che ha sostenuto anche questo progetto, alla pubblicazione dell'epistolario di Edoardo. Il primo volume sarà dedicato alle lettere tra Lucio Ridenti del Dramma ed Edoardo, con molte illustrazioni delle prime messe in scena
che sono custodite nell'archivio del Centro Studi, che altro non è che l'archivio di Lucio Ridenti e del dramma che è stato ereditato dal Teatro Stabile nel 73, quando è nato il Centro Studi. Quando è uscito? Nei prossimi mesi, ci stiamo lavorando. Bellissimo. Ok. Io passiamo tempo, se domande altre. Io faccio sempre domande. C'era ancora. Buonasera, buonasera maestra. Lavoro con una compagnia qua di Torino e conosciamo molto bene gli amici del NEST, che sono molto molto affezionati. E penso che, e si respira, non ho ancora visto lo spettacolo, spero di poterlo vedere nei prossimi giorni, ma. Se hai racconti e seguendo anche la cronaca social fatta dagli attori del NEST, sia leggendo le tante recensioni delle uscite, vedendo, cioè si respira un'atmosfera che è un'atmosfera preziosa. Penso che questa operazione è veramente bellissima, l'idea che un maestro come lei abbia sposato uno spazio come il NEST e abbia realizzato, partendo da un testo proprio bello e attuale come il sindaco del Rione Sanità, tutto questo si respira e probabilmente diventa molto forte, diventa anche forse anche una delle chiavi veramente della, vincenti di questo spettacolo, cioè nel senso che gli attori saranno bravissimi, questo è meraviglioso. Gli attori sono bravissimi, il testo è meraviglioso, la regia è favolosa, ma è bellissima l'idea che un maestro scelga uno spazio off, uno spazio di frontiera, uno spazio veramente, perdonatemi il termine, di lotta, e in quello spazio nasca arte che viene esportata ovunque. Questa è un'operazione che sarebbe veramente, è bellissima, e sarebbe veramente bellissima che fosse anche replicata. Volevo dire una cosa soltanto, questa cosa deve essere riconosciuta a Mario, cioè quando è stata proposta questa cosa del sindaco di Rione Sanità, Mario ha detto faccio questa operazione solo se si fa al NEST. Questa è stata proprio una delle prime, quindi come dire, avvalora quello che tu dici. Sì, allora certamente questo è uno spettacolo frontiera, cioè come uno spettacolo in cui si fanno delle scelte molto precise, si va giù duro e così via, però magari è anche interessante, visto che siamo a Torino, visto anche che siamo al compimento di un decennale di lavoro, guardate che questa impostazione, cioè naturalmente questo spettacolo per me non è che nasca dal nulla, cioè voglio dire, tutto il mio lavoro è fatto in questo modo, cioè tutta la formazione di tutte le compagnie degli spettacoli che voi avete visto qui, quindi io vi ricordo Operette Morali, La Serata a Colono, Morte di D'Anton, adesso il Sindaco Rione Sanità, La Carmen, sono come dire sempre formazione di gruppo. Nel senso che sempre il teatro per me è formazione di gruppi. Questo tipo di lavoro di cui parlava Antonio Pizzo, cioè le differenze, diciamo, di formazione tra i diversi attori, è proprio un centro del lavoro mio da sempre, la libertà di cui parlava Francesco. Certamente io non dico agli attori come devono dire le battute, per me è fondamentale che gli attori siano loro stessi, cioè che ogni attore assuma. Intanto che ogni attore è un artista, quindi voglio dire è un campo di forze dove si stanno esprimendo degli artisti, quindi diciamo c'è una articolazione, questa articolazione diventa di volta in volta narrativa. Qualcuno di voi avrà visto Il Giovane Favoloso e se si pensa alla recitazione di Elio Germano e alla sua formazione e quella di Massimo Popolizio alla sua formazione, naturalmente si vede che parliamo di due mondi diversi. Ma cosa rappresenta quel contrasto nel rapporto tra Monaldo Leopardi e suo figlio?
Cioè è chiaro che questo tipo di strategia che io adotto nasce dal fatto di essere nato e formato in un tempo in cui appunto il teatro era inteso in una chiave, come dire, di rivolta, insomma, ecco, di rifondazione, di apertura, insomma, quindi diciamo, e non da una rigida impostazione stilistica, diciamo così. Ecco, io me ne sono sempre fottuto dello stile. Se poi dopo alla fine, in 40 anni, c'è lo stile mio, ma questo stile mio si vede attraverso questa articolazione. E questo, diciamo, secondo me è qualcosa di importante, qualcosa che si vede anche in come questo teatro in questi 10 anni è stato, quanti sono i registi che hanno lavorato. Io ho contato 5 produzioni in 10 anni. Quanti direttori artistici fanno 5 produzioni nel teatro che dirigono in 10 anni? Tutte altre produzioni chi le ha fatte? Le hanno fatto altri registi. Perché voi spettatori non solo vedete all'interno degli spettacoli l'articolazione tra i diversi attori, ma vedete all'interno della programmazione l'articolazione tra i diversi registi, tra le diverse proposte. Cioè è un'idea, diciamo, di assembleare del teatro, ecco, aperta, diciamo, di costruzione, dove naturalmente poi si possono raccogliere dei fiori particolarmente belli e profumati come questo sindaco del Rione Sanità, altre volte può essere più difficile l'alchimia, ma sempre la strategia è quella di un teatro non fondato sullo stile, non fondato sull'accademia, che sia accademia in senso tradizionale o anti-accademia, perché anche l'anti-accademia diventa un'accademia, no? Cioè dove non siano le questioni formali ad essere in primo piano. Cioè, citiamo Edoardo, se cerchi la vita trovi la forma, se cerchi la forma trovi la morte. Cioè, questo adesso non mi ricordo esattamente come, ma grosso, sicuramente se cerchi la vita trovi la forma. Ecco, questo è un fondamento, secondo me, essenziale per un teatro che sia vivo. E quindi come è questo spettacolo, come spero che siano stati questi 10 anni di direzione attoriale. No, perché diceva Massimiliano che tu dicevi si replica, no, sicuramente lo spettacolo avrà una lunga tournée l'anno prossimo, ormai è richiestissimo, tutti vogliono il sindaco di Rione Sanità, ma credo che lui si riferisse si replica nel senso che si abbiano altre possibilità di esperienza di questo tipo, e sono completamente d'accordo, insomma, ecco, quindi è un ovviamente si devono creare le circostanze di volta in volta. Ci deve essere in questo caso tutta una serie di congiunture erano giuste, ma l'importante è avere è come sono loro, no? Come il Nest, cioè il Nest semina, cioè ha una visione. Quando tu hai una visione, cammini e incontri delle cose possono accadere. L'importante è naturalmente avere questa spinta, ecco. Cioè, quindi non a chiudere, quindi penso che camminando in questa direzione altre situazioni del genere accadranno, insomma, con altri registi, mi auguro, e così via. Grazie, e questo è l'incontro di due generosità, la generosità di Mario e dei 10 anni anche che ha regalato a Torino, per il quale lo ringraziamo tutti molto, perché sono 10 anni che ha dedicato, e la generosità di Francesco che dimostra che ha avuto un'idea, ma l'idea non era per sé, era per il progetto, e non ha avuto nessun dubbio a mettere il progetto innanzitutto, tutti davanti, prima che se stesso. Francesco, e questo da dove viene? Da una passione che raramente si incontra. Se parlate con Francesco vi innamorate del teatro. Io vorrei portarmelo a lezione, perché gli parlai mezz'ora e dissi: ma è proprio bello il teatro, ho ragione a studiarlo, dopo aver parlato con lui. Grazie Francesco. Da ringraziare la folta compagnia, i nostri ospiti, il professor Antonio Pizzo, Mario Martone
e tutti gli attori del Sindaco Rione Sanità ringraziare anche voi della vostra attenzione e darvi l'arrivederci tra 15 giorni, 5 aprile, l'incontro di retroscena dedicato all'infanzia dell'alta sicurezza. Un altro spettacolo su cui avremo motivo così di approfondire e discutere. Arrivederci. Grazie.